Possiamo definire il successo come la capacità di raggiungere efficacemente i propri obiettivi, obiettivi intesi anche come desideri, anche se su questo ci sarebbe da fare, un discorso a parte che magari faremo in un altro video. Questa definizione di successo, pur modificandone la forma o la modalità di raggiungimento, direi che è un concetto univoco o forse anche universale. La diversità può stare nella tipologia degli obiettivi, ma il concetto di raggiungimento del successo rimane sempre identico a se stesso, inteso appunto come il raggiungimento del proprio scopo. Sia che il raggiungimento del proprio scopo sia di tipo economico, di tipo sociale o il mantenimento, il raggiungimento della salute o qualsiasi altra cosa. Poiché esiste ed agisce una legge universale, conosciuta ai più come legge di causa ed effetto, che ci dimostra come la stessa causa provoca il medesimo effetto, ne consegue che ogni volta che assistiamo al raggiungimento, alla realizzazione di un obiettivo, in tutti i casi il responsabile a monte, la causa che ha generato questo effetto, è sempre una causa dello stesso tipo. Cause uguali portano al raggiungimento di effetti uguali. Gli stessi effetti sono inevitabilmente prodotti dalle stesse cause. E date le nostre consapevolezze, è altresì evidente che questa causa va ricercata nell'interiorità dell'individuo che raggiunge quel determinato effetto. Perché se il successo dipendesse da fattori esterni, quale l'ambiente, la famiglia, la società, l'educazione, l'alimentazione, ne conseguirebbe che tutte le persone che si trovano con le stesse premesse, quindi nello stesso ambiente, nella stessa società, con lo stesso tipo di educazione, che usufruiscono dello stesso tipo di alimentazione, otterrebbero lo stesso livello di successo. Perciò tutti quelli che vivono in un determinato posto otterrebbero lo stesso livello di successo del loro vicino di casa. Tutti quelli che vengono educati secondo gli stessi principi avrebbero lo stesso livello di successo. Tutti i fratelli sarebbero destinati ad ottenere la stessa dose di successo o di fallimento. Poiché è lampante che non è così, non ci resta che accettare l'ipotesi secondo cui le cause sono da ricercare all'interno dell'individualità e più specificatamente nel suo sistema, chiamiamolo mente-cuore. Se le cose stanno così, è altrettanto logico accettare il fatto che una volta individuate le cause, sarà possibile potenziarle in ogni essere umano fino a renderle sufficienti al raggiungimento del successo in oggetto, in quanto ogni uomo ha in se stesso le potenzialità di sviluppare le proprie caratteristiche. Sappiamo che gli hawaiani, tra i principi Huna che ci trasmettono, hanno non solo il concetto che tutto il potere viene da dentro, ma anche quello che non esistono limiti, perciò ognuno ha in se stesso la potenzialità di amplificare le sue caratteristiche fino al livello necessario per raggiungere il successo che gli compete, che desidera, che lo rende realizzato e sereno, se non felice. È chiaro dunque che il primo passo per il raggiungimento del successo è il potenziamento di quelle caratteristiche necessarie all'ottenimento di ciò a cui ambiamo, quindi allo svolgimento nel miglior modo possibile dell'attività attraverso la quale vogliamo raggiungere il successo. E proprio su questo può lavorare Ho'oponopono. Non è possibile che un artista ottenga visibilità, fama, successo, riconoscimento economico se come pittore non sa usare il pennello o come scultore non sa usare lo scalpello. Allo stesso modo, un medico non potrà diventare un chirurgo di fama internazionale se sviene alla vista del sangue. Quindi, senza dubbio, il primo passo è quello di individuare, sviluppare e potenziare le caratteristiche che servono per ampliare le proprie competenze all'interno dell'area che ci serve per raggiungere il successo. Quindi è indispensabile puntare ad un'attività che ci permetta di utilizzare le doti che abbiamo, le nostre qualità più spiccate, i nostri talenti, appunto. E i nostri talenti sono quelle caratteristiche
la cui applicazione pratica ci fornisce la maggior dose di soddisfazione. Allo stesso tempo è completamente evidente che il possedere determinate caratteristiche, il possedere determinati talenti, non è una ragione sufficiente per raggiungere automaticamente il successo. Quanti fior di musicisti estremamente dotati non sono mai riusciti a vivere della propria musica? Quanti artisti, pittori, pur essendo talentuosi, continuano a non riuscire a sbarcare il lunario con la propria arte? Questo non significa che essere artisti sia fare la fame. Assolutamente, solo un Picasso ci dimostra che non è così, giusto per prendere un esempio qualsiasi. Tuttavia ci vuole anche la capacità di far fruttare i propri talenti, di utilizzare le proprie doti in maniera adeguata. Quindi è assolutamente imprescindibile mantenere sempre oliate le nostre capacità, mantenere i nostri talenti, le nostre potenzialità sempre al loro massimo livello, ricordandoci sempre che ogni facoltà può essere educata e potenziata, non dimenticando mai che solo questo però non è sufficiente al raggiungimento del successo. La differenza tra successo e fallimento, a questo punto, avendo a disposizione gli strumenti necessari, le doti, sta nell'usare efficacemente le doti mentali e di cuore di ognuno. E la facoltà che cerchiamo, la causa del successo, è quella che definiamo fiducia. Ma quando parlo di fiducia, non intendo credere, intendo proprio sapere che determinate potenzialità le abbiamo. Non è possibile fidarci di noi stessi ma avere il dubbio che possiamo fallire. Avere veramente fiducia vuol dire avere la certezza che ce la possiamo fare. Avere successo è nel potere di ogni individuo e diviene inevitabile nel momento in cui la persona è intimamente consapevole di questa sua potenzialità. Se tu sai di avere le potenzialità per raggiungere un determinato obiettivo e sei consapevole di avere a disposizione i mezzi per farlo, non potrai sbagliare il bersaglio, a meno che tu non ne dubiti. Ma allora vuol dire che non lo sai, vuol dire che semplicemente ci credi, vuol dire che semplicemente speri, ma non sai di avere davvero quelle potenzialità. Se dubiti di essere in grado di fare una cosa, se pensi di non sapere come farla, allora non sarai in grado di farla. Se sai di farcela, hai ragione, ce la farai. Se temi di non farcela, hai ragione, non ce la farai. Quando nutriamo dei dubbi riguardo a potenzialità che ci appartengono, significa che abbiamo tutta una dose di memorie ostacolanti da ripulire. Quindi il passo successivo è quello di convincere il nostro subconscio di ciò di cui la nostra mente razionale è già convinta. Io posso ottenere successo e ho i mezzi per farlo. E questa mi sa che è l'operazione più ardua di tutto il processo. Se non riesci ad ottenere quello che pensi di poter ottenere, significa che dentro di te ci sono delle resistenze granitiche, delle credenze molto profonde, che appunto sono definite credenze limitanti e che ti impediscono di essere chi davvero sai di essere o pensi di sapere di essere. Per cui bisogna passare dal pensare di sapere di essere all'essere veramente. Tutti abbiamo credenze limitanti. Tutti abbiamo un sacco di credenze limitanti, altrimenti non saremmo qui. Il nostro essere qui è un percorso per arrivare a riconoscere chi siamo attraverso l'annullamento di tutte quelle credenze limitanti. Le nostre credenze limitanti sono lo stimolo a un lavoro interiore che ci porterà a riconoscere chi siamo. Perciò queste credenze limitanti non sono qualcosa che va combattuto. Dobbiamo solo sapere che ci sono, anche eventualmente senza riconoscerle nel particolare, accettarle, e a quel punto sarà più o meno un gioco da ragazzi lasciarle andare, perché consapevoli che hanno fatto il loro tempo, che hanno esaurito il loro ruolo. Ormai penso che sia abbastanza chiaro per chi mi segue da un po' che lottare non è mai una strategia efficace per ottenere un effetto duraturo riguardo al nostro benessere. Lottare contro qualunque cosa significa solo potenziare la sua presenza nella nostra realtà. È quel discorso che si fa spesso di non focalizzarsi sui problemi, ma
spostare la nostra attenzione sulla potenzialità delle soluzioni. E la resistenza, paradossalmente, si disfa da sola nel momento in cui ne accettiamo la presenza. Nello stesso momento in cui ci rendiamo conto in presenza di stare lottando contro qualcosa, di resistere a qualcosa e lasciamo andare questo nostro atteggiamento, la memoria che ha generato questa resistenza si dissolve e la difficoltà collegata a questa memoria scompare come per magia. Dobbiamo osservarci dal di fuori, dobbiamo prestare attenzione a noi stessi e ai nostri meccanismi, dobbiamo proprio vedere da una prospettiva molto ampia le cose che ci accadono e le nostre reazioni come se accadessero ad altri. Questo significa presenza, rendersi conto di ciò che accade nel momento preciso in cui accade, con tutte le modalità che l'azione e la reazione comportano. Se noi riusciamo ad essere presenti alle nostre emozioni, alle nostre reazioni, ai nostri atteggiamenti, riusciremo, distaccandoci da noi stessi e dalla particolare difficoltà, guardando tutto dall'alto, come se non ci riguardasse direttamente, o meglio, come se non fossimo così coinvolti come ci sentiamo coinvolti, disidentificandoci dalle nostre emozioni, allora avremo delle grandissime sorprese, delle grandissime positive sorprese.